Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Sabato 27 giugno è stato presentato presso il Museo Fattori di Villa Mimbelli ufficialmente il Combat Prize 2015. Ne abbiamo parlato con alcuni intervenuti a questa presentazione per la stampa, cominciando con uno degli ideatori di Blob Art, Paolo Batoni. Allora ci risiamo col Combat Prize. Sì, sesta edizione, quest'anno ancora una volta partecipatissima edizione, sono stati circa 1300 i partecipanti provenienti da 54 paesi. Questa è la fase della selezione, gli 80 che riflette percentualmente, sono circa il 30%, come dicevo, di stranieri, che la riflette anche nella selezione degli 80, quindi abbiamo, stanno artisti indiani, australiani, americani, quindi insomma è veramente internazionale quest'anno. Sta crescendo, no? Sì, sta crescendo, ormai il sesto anno possiamo dire che ci siamo consolidati proprio nel panorama italiano, ecco, quantomeno italiano, e sempre più all'estero vedo che c'è un riscontro sempre maggiore. Quest'anno si divide tra Villa Mimbelli e la Fortezza Vecchia. Sì, quest'anno come gli altri anni sono tre sedi, cioè il Museo Fattori, il Granai di Villa Mimbelli, dove c'è pittura agli ex granai, fotografia e grafica al Museo Fattori e scultura, installazione e video alla Fortezza Vecchia, che quest'anno è la prima volta che utilizziamo come spazio, molto suggestivo, le cannoniere, bel allestimento, ecco. Il che può essere anche, diciamo, tra virgolette, d'aiuto per la città. Certamente, tanto perché i visitatori sono molto entusiasti, perché fanno un giro della città, un percorso, quindi piace questo modo di vedere quasi come una biennale il premio. Sicuramente fa conoscere molto più Livorno e apprezzare. Presente poi Luciano Barsotti della Fondazione di Livorno, che abbiamo ascoltato. L'impegno della Fondazione anche soprattutto nell'arte moderna, no? Sì, noi ormai da diversi anni sosteniamo questo premio Combat, credo che sia un premio importante per Livorno, che mette in contatto Livorno con l'arte contemporanea, soprattutto con i giovani che si cimentano con tante forme espressive, insomma questo è per noi un segnale importante. Poi quest'anno aggiungeremo anche un premio al vincitore della sezione scultura e installazione, daremo un premio per la realizzazione di un'installazione che sarà poi ceduta a noi e che noi collocheremo davanti all'ingresso della fondazione, in quel luogo dove molti livonesi stanno interrogando che cosa ci verrà. Molto semplice, un basamento con sopra un'installazione che naturalmente la terremo per un certo periodo e poi ruoteremo, e questa poi la vedremo come collocarla tra di noi. Ed infine abbiamo ascoltato l'assessore alla cultura del comune di Livorno, Serafino Fasolo. Combat Prize sta crescendo, mi sembra. Sta crescendo, sì, ci stiamo anche investendo. Stiamo investendo perché merita. È un premio che sta portando tantissimi artisti da molti paesi. Credo che quest'anno abbiamo partecipato a più di 50 paesi. È un premio che riguarda l'arte contemporanea e che ci sembra, spesso si parla di Livorno e si chiede che faccia qualcosa per Modigliani. Ecco, dare attenzione all'arte contemporanea è il nostro modo per omaggiare Modigliani, che era un contemporaneo, che ha vissuto di arte contemporanea e che proprio per questo, dai manieristi, da coloro che sono post, non è stato capito. Ma al di là di questo aspetto, il premio Combat si inserisce in un contesto che è fatto di iniziative di pubbliche e private, si inserisce in un contesto che coinvolge anche in contemporanea, che riguarda la serie di iniziative che stiamo facendo in collaborazione con il Pecci. Il direttore del Pecci è nella giuria del Combat, una giuria qualificatissima peraltro, quindi a prova di ironia. Possiamo dire che anche la divisione delle location può servire anche alla città stessa? Assolutamente, la divisione delle location non riguarda soltanto il Combat, anche per altre iniziative abbiamo cercato di dislocarle e non ci stiamo inventando niente, voglio dire, è un aspetto che è stato contemplato anche da altre città, però in qualche modo creare insieme all'evento una possibilità itinerante di scoperta degli spazi è assolutamente importante. Non solo per il turista, ma anche per i cittadini, che spesso alcuni luoghi non li conoscono. E è assolutamente importante perché che accende i riflettori talvolta su spazi da recuperare, su spazi suscettibili di... Flash.
Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.